orgoglio, ci tengo molto, è una manifestazione in cui l'ingresso è sempre gratuito, gli artisti sono tutti artisti abruzzesi, sia della musica classica, musica lirica, musica da camera, orchestre, cori, ieri sera abbiamo ascoltato il coro con l'omaggio di Giuseppe Verdi, e quest'anno ho voluto inserire anche la danza. Io ho una grande passione per la danza, non sono una ballerina, ma io ho iniziato quando ero ragazzina ad accompagnare per un ponte una scuola di danza tantissimi anni fa, avevo 15 anni, e ho lavorato molti anni con Giorgio Mancini, che mi ha detto Michela Santorelli, che lo conosce, è stato un grande e lo è tuttora direttore del Maggio Musica del Trentino. Che la danza è parente alla musica, è parente a tutte le arti, è un'arte importante, e sicuramente la danza senza la musica non può esistere, quindi il linguaggio correutico è importante quanto il linguaggio dei suoni. La mia scelta della professione danza, io chiedo un po' di silenzio perché noi abbiamo una telecamera fissa che sarebbe quelli di YouTube, quindi questo spettacolo verrà mandato su YouTube, quindi verrà visto in tutto il mondo, e ringrazio il dottor Giancarlo Ranieri che è presente. Danza in modo del tutto casuale, perché io sono molto appassionata, anche se sono un'artista di musica classica, di Vasco Rossi. E allora un giorno mi sono messa in collegamento sulla sua pagina di Vasco Rossi e ho visto la passione e la volontà che lui ha avuto per finanziare Vasco Rossi Project Danza. E poi ho letto così nei vari link, nei vari post, che delle ballerine della scuola professione danza diretta da Michele Santorelli sono entrate nel staff dell'ultimo video di questo grande, grande cantautore, e così mi sono messa in contatto con Michele Santorelli e è nata un'ennesima amicizia abruzzese e l'ho invitata qui, sperando che esce un bello spettacolo, perché è la prima volta che inseriamo la danza, ma sicuramente sarà la prima di una lunga serie. Leggo due note della professione danza, nasce nel settembre del 2011 dall'idea della direttrice Michela Santorelli, diplomata a corso insegnante dell'Accademia Teatro alla Scala, certificata alla Royal Academy of Dance e laureata in scienze motorie. Crea una struttura serie professionale per dare agli allievi la possibilità di studiare danza a livello professionale oltre che a livello amatoriale. Gli allievi più promettenti vengono preparati ad entrare in strutture nazionali e internazionali, quali l'Accademia del Teatro alla Scala, la Scuola di Danza del Teatro dell'Opera, la Scuola di Ballo del Teatro San Carlo, l'Accademia Nazionale di Danza, la Scuola del Balletto dell'Opera di Vienna, la Scuola per lo studio di danza classica, moderna, la contemporanea, hip hop e la breakdance. Hanno anche la possibilità di integrare le lezioni con lo studio del Pilates e della sbarra a terra, discipline fondamentali per lo sviluppo corporeo del danzatore. Dico anche delle note sugli allievi, i due anni di attività, gli allievi hanno vinto 36 premi in 18 concorsi, 35 corsi di studio, 9 allievi ammessi nelle seguenti accademie: Accademia Teatro alla Scala, Teatro dell'Opera, Teatro San Carlo, l'Opera di Vienna, l'Accademia Nazionale del Balletto in Toscana, il Balletto di Roma, l'Accademia di Danza di Zurigo e tante altre. Due allievi protagonisti appunto del video di Vasco Rossi, Susanna, e 4 allievi hanno danzato sul palco di Vasco a Cronie, che appunto è un suo video. Io vi ringrazio a nome dell'Associazione Musicarte e vi prego anche alla fine, perché non tutti hanno posto la firma sul catalogo, sul libro delle presenze, e vi invito anche di prendere il programma dei prossimi appuntamenti dell'Associazione Musicarte. Tra l'altro l'Associazione Musicarte, come la scuola di danza, organizza invece dei corsi di pianoforte e di canto con docenti abruzzesi anche, e ringrazio la hostess di Emanuela Pavone che sta al tavolo anche per accogliere
accogliere chi vuole aiutare alcune situazioni difficili. La coreografa, la direttrice della scuola, è la professoressa Michela Sartorelli. Questo lungo festival, la musica nel parco, e naturalmente ringrazio anche e soprattutto, come ho detto prima, la Presidenza della Repubblica. Buona visione questa sera, non solo buon ascolto, e ci vediamo in intervallo. Grazie.
Thank you.